Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo una nuovissima ricetta slime, o meglio proveremo a ricreare in casa i cotton puff della collection Is a Passion Orbix Slime. Si tratta di questi slime che sono usciti recentemente in edicola e si tratta di Fizz Slime, ovvero slime super extra mega crunchy e profumatissimi. Noi quindi oggi proveremo a ricrearlo in casa utilizzando come ingrediente principale, come decorazione principale, della neve finta. Però dovrà essere della neve finta, questa qui in plastica, non quella lì che si attiva con l'acqua. Se quindi siete curiosi di vedere questa ricetta slime, se volete altre ricette slime, nel video di domani ci sarà un nuovissimo esperimento con i cotton puff. Lasciate un bel mi piace adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official. Il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente alla ricetta slime, saluto Camilla Petrossi e Chiara Pellizzari. Le regole per essere salutati le trovate sempre giù in descrizione, andatele a spulciare, mi raccomando. E giù in descrizione troverete sia il link per vedere il video del sapone schiumoso, come fare il sapone schiumoso in casa, e poi i link di Amazon per acquistare le cose che andrò ad utilizzare per fare questo video, nel caso in cui vi servano e volete acquistarle anche voi. Allora, partiamo con gli ingredienti. Ingrediente principale, già detto, è questa neve in plastica super extra mega plasticosa, crunchosa e simpaticissima. Io questa l'ho acquistata da Tiger e l'ho pagata 1 euro. L'ho utilizzata per fare il peanut butter slime, ovvero lo slime che sembrava burro d'arachidi, che in realtà, pensandoci, è una ricetta molto simile a questa qui che stiamo per fare adesso, soltanto che questa è migliorata. Se volete vedere quel video lo trovate sul canale sicuro, al massimo ve lo lascio giù in descrizione. Prossimo ingrediente, colla bianca. Io utilizzo questa qui della Scola, colla trasparente, ma davvero un goccino. Io utilizzo questa qui della Primo. Come attivante andremo ad utilizzare bicarbonato e soluzione per lenti a contatto. Io utilizzo questa qui della Pemag Plus. Sapone schiumoso e crema per il corpo. Un colorante, io probabilmente andrò con il rosso, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di colorante voi vogliate, sia colore che tipo, tempere, acrilici, colorante alimentare, colorante liquido, pigmenti, potete utilizzare qualsiasi tipo di colorante voi vogliate. Una ciotola, un bastoncino, un contenitore poi dove conservare il vostro slime ed infine una fragranza. Io utilizzerò questa qui a vaniglia che ho acquistato da Epicasa, 1 euro, la miglior fragranza che abbia mai acquistato, è bellissima. Allora, tornando un attimo prima di andare alla ricetta, le cotton puff trovate la reazione sul canale, ve la lascerò giù in descrizione o nelle schede qui in alto, ma io adoro questi slime, sono bellissimi. Con questo rosa ci sto giocando tantissimo perché non macchiano, non sporcano, mi piacciono un sacco, e il prezzo è anche piuttosto conveniente, ovvero 2,90 euro. Carinissimi, però proviamo a farlo in casa, dai. Partiamo con la colla bianca. Allora, non voglio fare uno slime troppo grande, quindi andiamo con un po' di colla così, ok. Prendo il bastoncino, poi vado già con aggiungere la colla trasparente, ma deve essere davvero un goccio. Serve giusto per dare quella finitura extra glossy al nostro slime. Poi andiamo con la fragranza e gli abiti. Questa qui a vaniglia, ragazzi, credetemi, è la fine del mondo. Soltanto il mio... la mia boccetta è rotta, si è autoaggiustata, perfetto. Vado ad andare con un bel po' di gocce. Mescoliamo come profuma, mamma mia. Adesso andiamo con il sapone schiumoso, giusto 2 spruzzate, facciamo 3, continuiamo a mescolare. Crema per il corpo, 1 spruzzata generosa. Io sto terminando tutti questi campioncini, queste creme per il corpo che danno negli alberghi. Eccoci qui. Adesso andiamo con il colorante, vado con 2 gocce di rosso, se ci riesco. Ehi, ok, 2 gocce di rosso. Continuiamo a mescolare. Eccolo qui. È venuto un rosso lampone, rosso fragolina, chiaro, sembra quasi fragole e panna come colore. Bellissimo, mi piace tanto. A saperlo,
utilizziamo una fragranza a fragola. Uffi, non ci ho pensato proprio. Vabbè, adesso andiamo con il bicarbonato. Un pizzico di bicarbonato. E continuiamo a mescolare. E tra una mescolata e l'altra faccio un sorso di tisana. Ed ecco qui. Adesso possiamo anche andare ad addensare il nostro slime. Una spruzzata di soluzione per lenti a contatto, ovviamente. Mescoliamo. Voi, se volete, però potete utilizzare anche l'acido borico. Io semplicemente preferisco la soluzione per lenti a contatto. Rispetto all'acido borico è molto più reperibile e facile da acquistare. Assicuratevi sempre di mescolare bene e poi andiamo un'altra spruzzata e continuiamo così fino a quando il nostro slime non sarà addensato. Ok, questo dovrebbe essere il vostro risultato, uno slime ancora appiccicoso. Non ho addensato troppo il mio slime, cioè non l'ho reso perfetto, perfettamente addensato, perché altrimenti poi il nostro slime non trattiene bene la neve finta. Però un ciccino di ASMR provo lo stesso a farvelo ascoltare, nonostante poi lo slime sia super extra mega appiccicoso. Cioè, vedete, la ASMR riesce senza problemi, soltanto è un po' fastidioso da vedere quando poi lo slime si attacca troppissimo alle mani. Ma adesso andiamo alla fase successiva, stavo dicendo alla fase successiva, e iniziamo ad aggiungere la nostra neve finta. Aggiungetene sempre poca alla volta, altrimenti lo slime si indurisce troppo. Quindi iniziamo con una prima spolverata. Con una seconda spolverata. Controllare un po' com'è quello originale. Il mio è un po' più morbido, questo è più compatto e più duretto, vedete? Quindi credo proprio che dovrò aggiungerci un'altra spolverata di neve. Però se a voi piace più morbidoso ma comunque crunchoso, potete fermarvi a due spolverate. Io aggiungerò la terza e poi basta, perché a me gli slime comunque troppo compatti e troppo duri non piacciono, però mi assicuro anche di prendere tutti i residui. Comunque ho ottenuto uno slime rosa praticamente dello stesso colore delle mie unghie. Oh mamma, che figo! Ed ecco qui il nostro risultato. Vedete, è uno slime crunchy, molto scoppiettante, ma è morbidissimo e super extra mega profumato. Allora, facciamo un confronto. Questo, vedete, è molto più compatto, è molto più pieno di neve finta e il colore ovviamente è molto più brillante, ma la consistenza, bene o male, è la stessa. Se volete potete aggiungerci altra neve finta e diventerà proprio identico, soltanto io lo preferisco più morbido. Ma ecco qui il risultato, fighissimo, mi piace tantissimo, profuma un sacco, è morbidoso. E fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate giù nei commenti. Avete acquistato i Cotton Puff? Proverete a rifare questo slime in casa?
fatemelo un po' sapere. E se avete acquistato i Cotton Puff, fatemi sapere di che colore li avete acquistati. Il mio preferito è questo qui, fucsia, all'odore di caramelline. Lasciate mi piace quindi se volete altri esperimenti con i Cotton Puff e se volete altri video ricette slime. Per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime originale, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sullo slime fatto in casa. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!